sinceramente molto bello, è un altro dei modi per dimostrare il viso di Napoli interessato all'arte, il viso dei napoletani che amano l'arte, che amano stare insieme, quindi è una forma di rinascita anche questa. Arte, cultura, turismo e campagna SAT. Forse un appello andrebbe rivolto a questo punto ai tanti stranieri che ci stanno seguendo. Sì, l'appello è quello di conoscere la Campania attraverso un'esperienza diretta. La Campania non è quella che si racconta, ma quella che si incontra, che si vede, che si conosce, che si incrocia con un viaggio e una vacanza. E quindi davvero l'invito a venirci a trovare, perché qui si troverà arte, cultura, archeologia, enogastronomia, quindi prodotti meravigliosi, saporiti, menù particolari, speciali, atmosfere irripetibili e davvero non spiegabili, soltanto venendo qui, e soprattutto tanto tanto bel tempo, un sole meraviglioso e un inverno mite come sempre. In giro nell'emiciclo invece abbiamo quello che viene di solito trascurato, perché ecco, abbiamo quella che è invece la cultura, cioè questa parte positiva. C'è una sostanziale differenza tra i due scambi. Nell'economia chi dà una cosa la perde, nella cultura chi la dà ci guadagna. Lei è un grande appassionato di arte contemporanea. Oh, io sono appassionato soprattutto di Napoli e del cammino civile che la città deve fare. Indimenticabile sarà anche quest'anno il Capodanno in questa piazza. Sì, quest'anno ci saranno i trascinanti artisti capeggiati da Enzo Avitabile, dalle sue percussioni, dalla sua musica che entra direttamente nel sangue. E poi ci sta questa bellissima installazione di Luciano Fabbro, uno dei più grandi artisti contemporanei, che è una suggestione in più. L'installazione e anche questo racconto diffuso che si fa dell'Italia e di quello che è questo momento e di quello che è stato i momenti passati. Quindi credo davvero ci sia Piazza del Plebiscito, ancora una volta offra una suggestione in più. Napoli è anche al tempo stesso la città che offre dal punto di vista culturale in queste settimane, in questi mesi, quello che nessun'altra città italiana riesce ad offrire. Caravaggio, Fabbro, Hirst, Schnabel, Matta Clark, Martone. Possiamo dire che la Campania ha un grande sorriso? Eh sì, la Campania è una regione che sorride, è una regione che affronta, agisce, reagisce anche alle difficoltà, come sta facendo in questo momento Napoli, e dunque cosa meglio di un sorriso per accogliere i turisti? Cosa possiamo dire ai milioni di napoletani ed italiani che in questo momento ci stanno seguendo all'estero? Possiamo dire agli italiani non napoletani che Napoli è una città meravigliosa nella quale gli invitiamo a venire, che ha dei problemi che non neghiamo, ma come ce l'hanno tutte le grandi città. E ai napoletani possiamo dire di avere tanto coraggio, di essere orgogliosi di essere napoletani e di cercare di vivere questi giorni nel modo più sereno possibile. E queste musiche davvero straordinarie. Questo è un po' rientra appunto nei riferimenti culturali, è un po' la storia delle musiche dall'inizio ai giorni nostri. Il maestro Chalò ha fatto le scelte. Noi di Campania SAT seguiremo ovviamente in questi giorni la Campania, le mostre, e le racconteremo sempre di più ai nostri telespettatori che sono davvero numerosissimi in tutto il mondo. Assessore, i suoi auguri di buon Natale ai nostri telespettatori. Io faccio soprattutto gli auguri di serenità, di salute, di pace per tutti. È davvero una straordinaria offerta culturale. L'importante è sapere che c'è quella e questa Napoli, ce ne sono tante altre, che sono tante le Napoli che vivono assieme.
dentro il corpo di questa città, e noi dobbiamo saper guardare il bene, il male e le diverse sfaccettature se vogliamo continuare a cambiarla, come io penso che dobbiamo continuare a cambiare questa nostra città. Grazie.